Sto registrando. Siamo a Copenaghen. Nel quartiere di? Droghe. Ok. Qui c'è la coda per il gelato. Mata. Lo riconoscete? Sì, sì, ma lo è. Lo è, lui. Wow. Gene Hetfield, assolutamente. Metallica. Moda minimal. Io adoro questo negozio di cartoleria. Non entro perché se entro... Ok, questa è l'opera d'arte che abbiamo comprato in questo negozio. Pasticceria danese, cioccolateria danese. Eccola. Una cosa totale. Grandi magazzini Illum. Dal 1800, eccetera. Eccoci qua. Questo entriamo a vedere. Il locale raw vegan, solo cibo crudo. Copenhagen Metro. Palazzo dall'effetto ottico stranissimo, fatto tutto di vetro. Vi mangiate un bel gelato e se va male direttamente.
Allora, stiamo andando a piedi a vedere la famosa Sirenetta. Questo che stiamo costeggiando sulla sinistra è un teatro. Qua c'è pieno di teatri, praticamente ogni passo c'è un mega teatro, segno che evidentemente la cultura ha una sua importanza. La giornata è grigia, ci sono circa 12 gradi. Vediamo, abbiamo ancora un po' di camminata per vedere la Sirenetta. Ragazzi, quelli lì sono tutti castelli di sabbia, c'è il Festival Internazionale delle costruzioni dei castelli di sabbia, guardate che meraviglia. Questi coraggiosissimi nelle acque gelide. Là c'è una nave militare e questa è la fine del molo. Siamo arrivati alla Sirenetta, c'è un labrador che si tuffa per riportare il bastone. E dietro la Sirenetta. Adesso ci avviciniamo. Ecco, siamo arrivati alla Sirenetta, probabilmente la cosa più stupida che c'è da vedere qui, ma noi da bravi turisti. Paesaggio gotico surreale. Un negozio di giocattoli d'epoca antichi. Guardate che meraviglia, c'è l'ombrello perché piove, ha dirotto. Il negozio di piumoni qua ci vuole, che belli. Sto cercando di non farmi beccare, ma vi volevo farvi vedere queste cose gauche e lo smalto argentato e dorato che qui vanno tantissimo di moda. Ora spengo prima che mi caccino a pedate. Questo è il vasetto col bronzo, una figata, costa troppo, costa 200 corone, però senza parabeni, senza schifezze. Questo è tutto della Origins, la maschera nera per pulire i pori. Hanno anche il trucco di Origins. Eccolo lì. Questo è il cimitero dove è seppellito Kierkegaard e anche Andersen. Ci sono delle giovani coppie a limonare dietro le lapidi sulle panchine, giustamente perché è un posto stupendo, anche se è un cimitero. Ecco a voi sotto il diluvio universale la tomba di Andersen. Interpretazione danese dell'hamburger. Hamburger fusion. Buon appetito!
cucchieri biologici con il marchio John Masters Organics. Siamo al Tivoli, sembra giorno, in realtà sono le 10 di sera e ci sono i Cardigans in concerto. Questa è la folla, adesso ci appostiamo anche noi. Waiting for the Cardigans. Andate vicino.